Salve a tutti, eccoci arrivati a questo, diciamo, appuntamento particolare di questo anno con una situazione altrettanto particolare. Eccoci qua. Come vedete, quest'anno non ho deciso di mettermi un vestito particolare, di fare niente di particolare, come vedete, una semplice tuta rossa. Sinceramente non è stato voluto. E sono seduto su quello che in questi giorni, in questi mesi, ormai comincia a essere quasi un anno, è quella che è la mia postazione, diciamo, di lavoro, come potete vedere da qua, per esempio, o meglio anche da qua, cioè una poltrona che però, ecco, mi ha permesso di lavorare anche in questi periodi di chiusure. Quest'anno è stato un anno molto particolare, molto. Diciamo è iniziato male e sta finendo male, non sta finendo molto bene. E per cui, insomma, come vedete, non ho voluto nemmeno mettere troppi addobbi, a parte quelli che potete vedere a schermo. Perché mi sembrava, insomma, rispettoso di tutta questa situazione che forse sarebbe stato meglio non vivere. Però comunque al tempo stesso non volevo esimermi da questo messaggio, insomma, lasciarvi senza niente, così, insomma, ecco. E per cui ecco questo messaggio che in realtà, ecco, non ho così tanto, diciamo, voglia di dire cose particolari, strane, insomma, ecco. Se non quello che magari adesso ci potremmo, che so, vedere magari un episodio che è, diciamo, natalizio ormai, diciamo, per definizione, e che quindi non può che essere trasmesso anche durante questo messaggio, chiamiamolo così. Io odio il Natale e adesso lo odierete anche voi.
Aspetti che ho un regalo per lei. Ecco un buon panettone per scaldare lo stomaco e un buon pizzanto per scaldare la sua voce. Grazie mille, tante care cose e buon Natale. A lei, arrivederci. Saluta Smilla e ringrazia il Signore per arreglare il nostro... 25, il Natale. Signora Albasil, nel tuo paese si celebra il Natale? No, in effetti non si celebra, ma mi diverto sempre molto a giocare con voi durante le festività natalizie. Che bello, è vero, il Natale è il periodo più bello dell'anno. Le luci, i colori, l'atmosfera, le luminarie, per non parlare degli alberi di Natale. Cosa c'è di più bello? Ma cosa è successo? L'albero di Natale si è spento. Anche il pesebre. E anche le luminarie. È tutto il buio. Lorenzo Basil, lei è in arresto. Abbiamo trovato la bomba nel presepe, sotto l'albero. Lei ha chiaramente cercato di sabotare il Natale. È straniero, chi se no? Ma no, ma è impossibile, signora Basil ama il Natale. Ho avuto un flashback. Ma del signor Onobandana, quello lo odia il Natale, eh? Ho un sospetto sul signor Onobandana. Io sono ingegnere nucleare, dammi un computer e lasciami fare. Accedendo al dark web, risalirò chi ha fatto tutto questo, a chi ha sabotato il Natale, e risalirò al P e al nome della persona. È il signor Ono Bandana. Devo salvare il Natale. Signora Lombardana, finalmente ho scoperto il tuo nascondiglio segreto. Sei tu che hai hackerato il Natale. Sì, sono io. Il Natale non è un tempo, né una stagione, ma uno stato d'animo. Se i film di Natale ci hanno insegnato qualcosa, come Mamma ho perso l'aereo, Una poltrona per due o Il Grinch, è che a Natale siamo tutti più buoni. E anche tu, Ono Bandana, puoi essere più buona a Natale. Quindi non hackerare il Natale. Hai ragione, Don Matteo. Io odiavo il Natale perché fin da piccolo sono intollerante al lattosio e non potevo mangiare il panettone. Poi ho scoperto che è diventato tutto consumismo questa festa e l'ho odiato ancora di più. Ma grazie a te, forse potrei migliorare e potrei finalmente amare questo bellissimo momento dell'anno. Bravo, Ono. Questo è il vero spirito del Natale. Ed ora ho un regalo per te. Adesso possiamo cantare una canzone insieme. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, 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 he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day. Oh happy day, he took me home to watch, fight and pray, fight and pray, and he rejoiced every day, every day. Oh happy day, oh
Happy Day, sì. Oh, Happy Day, sì. Buon Natale. Lo so, fa un certo caso vedere soprattutto una bandana 15 kg in meno, ma anzi in più in questo caso, e me ne fa anche molto di più vedere, insomma, che quell'anno mascherine, robe, guanti e quant'altro abbiamo visto invece in questo 2020 era una cosa solamente inimmaginabile. Per cui a me non mi resta che a questo punto augurarvi, e direi anche augurarci a tutti quanti, un innanzitutto buone festività e un 2021 che, diciamo, butti indietro e che renda tutto questo solo un brutto ricordo, tutte queste limitazioni e quant'altro. Da Ono Bandana dentro un fiocco è tutto, e soprattutto non solo da parte mia, ma anche della Fornace TV e di tutto l'Istituto Cinematografico La Fornace. Ripeto ancora una volta, buone festività e un 2021, diciamo, migliore dell'anno che stiamo lasciando alle spalle. Buon Natale, signor Natale!